Adesso direi che è arrivato il momento di andare verso il terzo assassino su tre, qua a San Gimignano. Gli altri due sono praticamente filati senza nessun problema. Adesso appunto manca proprio l'ultimo. Bravo che non hai perso vita, complimenti. È un po' lontanino, ragazzi. Ci faremo una piccola corsetta, tanto deve farlo lui, mica io. E invece neanche io, perché per fortuna qua ci sono i cavalli che ci danno una grandissima mano per andare verso la terza uccisione su tre. Sono qui, Ezio. Dove? Aspettami, Vai. Abbiamo trovato l'arcivescovo Salviati. Si è barricato all'interno di quella villa. Ok, quindi? Usa alcuni dei miei uomini per aprirti la strada. Quindi trova il modo di scalare il muro per aprire la porta. Comandare un'armata tutta mia. Un piacevole diversivo dal solito agire in furtività. Mi piace. Dietro le porte chiuse. Va bene. Minchia, 90 metri di aria vetata. Gesù mi pare stranamente preso. Ehi, che monete che mi consegnerà la sua testa. Tanto togliamoci di torno loro. Bello nel coppino così. Anche tu, se no poi saresti comunque tornato, quindi. Allora, qua è un assist meraviglioso per usare i pugnali da lancio. Cercate di tenerli occupati. Voi con il cappuccio, alto là! Impostore! Ci stanno attaccando! Carica! Ok, mai giocare a contrattaccare i bruti. Comunque è molto utile fare le guardie, fare fuori le guardie che stanno fuori dalla villa. Primo perché è divertente, secondo perché insomma potresti evitarti diversi problemi dopo. Dai, fagli qualcosa. Oh, non gli fa nulla. Tira via, ora. Minchia, ragazzi, ho trasformato tutto quanto in una poesia assoluta. Dio, quanti sono? Vabbè, però è divertente, non è come Assassin's Creed 1 che ti viene lo sbocco proprio. Intanto tu fuori. Bello, preso dal dietro. Fuori un altro. Fuori un altro. Che fai, scappi? Non scappi. Fuori anche te. Non ci vedo. Cosa? Torna subito qui. Oh, così, sì, grande. Che bello prenderli dal dietro, che bello. Che dovrebbero essere finiti. Andiamo, ragazzi. No, non sono finiti.
guardie non sono altro che poveri zoticoni, a quanto sembra. Fanno morire i commenti che fanno. Comunque, fuori. No, ragazzi, mi sto divertendo un casino. Ma davvero tanto, eh. Non dimentico cosa hai fatto a mia sorella. Dimentico cosa ha fatto a mia sorella. Devo parlarvi un momento. Fuori un altro. E noi per adesso ce ne andiamo, eh. Aspetta, ce ne andiamo però. Dovrei anche essere in grado di poter aprire le porte della villa. Ha una faccia, no. Laggiù! Laggiù cosa? Laggiù cosa? Laggiù cosa? Lo vedo! Laggiù! Grandissimo, Ezio. Grandissimo. E non so cosa dire. Quanto sei grande, Ezio. Madonna. Comunque sì, li abbiamo distratti. Le guardie sui tetti sono state fatte fuori. Uomini, preparatevi. L'assassino è arrivato. Devo trovare il modo di aprire la porta. Mo lo troviamo. Ti preoccupare, ti preoccupare. Ti avevo avvertito di stare alla larga, assassino! Dovevi darmi ascolto! Sei tu? Sei tu, sì, sei tu, sei tu, sei tu! Meno male me l'ha agganciato quello giusto. Dov'è Jacopo? Dov'è Jacopo? Stai cercando. Esce solo con le tenebre per incontrare gli altri. Questo riguarda il quando. Ora dimmi dove. La fede dovrebbe dare conforto. Non pena. Requiescate in pace. Merda. Via. Vabbè, qua è più easy uscire. Si fa così. Ragazzi, mi è passato davanti e io non ho resistito. Vai, inseguite. Ah, no, hanno aperto adesso, eh. Hanno aperto. E come se avete aperto, furfantelli! Ma io me la do a gambe. Me la do palesemente a gambe. Va bene, sono rimasti due. Quella là sta accorciando su di me, ma io posso fare così, sapete? Fine. 1500 in tasca. E dietro le porte chiuse se ne va. Lettera da Jacopo De Pazzi. Fratello, come senza dubbio avrai saputo, egli ci dà la caccia in cerca di vendetta. Non avremmo mai dovuto consentire, mai dovuto cospirare. Ma quel che è fatto. Perciò ho indetto un incontro col maestro a tre notti da oggi, per chiedere asilo, a Venezia, oppure da lui a Roma. Ci incontreremo alla chiesa di San Gimignano e raggiungeremo il luogo del convegno all'ora stabilita. Ti esorto a partecipare. Rimanere qui sarebbe un suicidio. L'assassino è tenace. Non possiamo sperare di fermarlo da soli. Ma forse, con l'aiuto del maestro, potremmo avere il tempo di organizzare una reazione decisa. Sii prudente. Abbiamo perso Firenze, è vero. Ma questo non comporta necessariamente la nostra fine. Che il padre della comprensione ti guidi. Tuo fratello, Jacopo. Più chiara di così, non so cosa ci sia. E noi, ragazzi, ci salutiamo per questa missione.